Ecco la ricetta delle nostre rame di Napoli. Fantastici biscotti ci servono 1 kg di farina, 400 g di zucchero, 600 di burro fuso, 600 ml di latte tiepido, 180 g di polvere di cacao, 100 g di miele, 32 g di lievito per dolci ed infine 2 cucchiaini di cannella in polvere e 2 di chiodi di garofano in polvere. Per la glassa invece ci servono le nocciole o pistacchi tritati, 600 g di cioccolato fondente e 100 di burro. Nel burro fuso mettiamo il miele. Poi andiamo ad aggiungere lo zucchero. Lo zucchero lo mescoliamo in maniera molto energica in modo tale che si uniscano bene i vari ingredienti. Questi biscotti hanno alla fine una consistenza veramente particolare. Uniamo alla farina il cacao e anche qui andiamo a mescolare le due farine. Le rame di Napoli sono dei dolci particolarissimi, tipici del periodo dei defunti e sono veramente squisite. Poi ci direte nei commenti che cosa ne pensate. Aggiungiamo al burro e al miele il latte tiepido. Anche qui nuovamente andiamo energicamente a mescolare gli ingredienti in modo tale che siano ben uniti tra loro. Alle due farine aggiungiamo il lievito, andiamo ad aggiungere i cucchiaini di cannella e quelli di chiodi di garofano. Questo darà un sapore veramente unico a questi biscotti, veramente eccezionali. A questo punto non ci resta che unire i liquidi alle farine. Ciao, amor mio! Mo noi invece... Ah, mi hai portato i fiori? Ah, li stai aggiustando. Bene, bene. Poi scacciavite. Mamma sta facendo le rame di Napoli. E io sto usando il cacciavite super lungo tutta Ma il la vita. cacciavite per aggiustare i fiori? Sì. Ah, perfetto. Mescoliamo Ma io bene non con ne ho energia. aggiunto Li uno. aggiusti tutti? Mettiamo in frigo per un'oretta. Bene, mia sorella ha detto che non è molto invitante, ma in realtà, sapendo quello che diventerà, diventa invitantissimo. Ne prendiamo un bel cucchiaio e lo mettiamo su una placca da forno. A questo punto iniziamo a dare a tutti quanti una forma ovoidale per dare la forma delle rame di Napoli. Ecco qua. Delicati e proseguiamo con tutti gli altri. Ecco qua, belle pronte. Le mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti circa e dipende dai forni. Andiamo a vedere. Mettiamo 300 g di cioccolato fondente con 45-50 g di burro. Il cioccolato lo mettiamo a sciogliere a bagnomaria. Quando è ben sciolto, ci aggiungiamo il burro. Questo mentre i nostri dolcini sono in forno. Guarda un po', mami, come sono appena usciti dal forno. Non mi pare. Uno ce lo siamo già mangiato. E come non ti pare? C'è la prova qua. Non c'è. Adesso abbiamo sciolto a bagnomaria il cioccolato amaro. Ci aggiungiamo il burro. Delizioso? Lo metto io, mamma. Va bene, mettilo tu. Posso Vai. metterlo? Ok, adesso mettiamo pure il resto, Acqua. eh. Vai. E adesso mescola che ti mescola.
mescoliamo tutto insieme. Ti diverti? E guarda quanti cotoloni diversi. Hai visto, mamma? Lo vuoi assaggiare? No, no, prima mescolalo tutto. Fallo diventare un colore solo e poi lo assaggiamo. No, ti levo il cucchiaio? No. Beh, mescola. Un colore solo. No, ancora ci vuole un po'. Dai, gira. Ma c'è arancione. Arancione? Sì, vedi? Ah. Delizioso. Com'è, mamma? Delizioso. È delizioso. E adesso lo mettiamo su una... Faccio vedere che hai fatto? Com'è fatto? Non lo fa più, eh? Adesso li mettiamo sui nostri rame. Arrivato! Un pochino. Che hai fatto? Assaggiare questo un pochino. E ho detto buono! Ti piacciono? E noi intanto qui stavamo lavorando, mettendo il cacao. Marò, questo lo dobbiamo levare da qua! Sto assaggiatore folle! E prima che torna l'assaggiatore folle, la granella, ci potete mettere anche pistacchio, e la mettiamo sopra. Ecco qua. Ecco qui le nostre rame di Napoli pronte per essere mangiate. Queste mettiamoci subito la granella perché poi indurisce il cioccolato, lasciandolo anche a temperatura ambiente per una mezz'oretta. Buon appetito! Grazie.